here to make your worries go away. Ma questi denti qui davanti, vedete, questi qui praticamente è una protesi che adesso è attaccata sopra, perché i miei invece me li sono consumati tutti quanti digrignando la notte. Nuovi sorrisi di pacca senza placca, Savino Paparella, uno slogan quasi profetico al quale è difficile resistere, soprattutto per chi ha problemi di denti. Si cerca di ironizzare su un qualcosa che comunque è abbastanza pesante quando arriva, però allo stesso tempo mi piaceva giocare, fare questo gioco su questa carovana che porta tutti quanti in una clinica in Croazia a rifarsi tutti quanti i denti, quindi a ricercare un sorriso, perché poi quando diciamo denti effettivamente vuol dire un sacco di cose, sono implicate veramente un sacco di cose, tra l'ultimo sforzo, stringere i denti, masticare, sorridere, avere appunto la possibilità di condividere un sorriso, poi mi ha fatto molto ridere, molto riflettere, e allora abbiamo provato a fare questo gioco teatrale di raccontare questo viaggio verso l'oltre confine, di questi perdenti che vanno a ricercare un po' i denti. È un esercito di varie umanità su questo pullman nella notte. Mi dicevi che nasce da una tua esperienza personale? Sì, a marzo ho avuto un problema con un lavoro fatto male precedentemente, quindi il budget per ricostruire tutto si è alzato drasticamente, mi hanno consigliato di andare a fare un preventivo in Croazia e ho fatto questo preventivo in Croazia, appunto affrontando tutto questo viaggio, di questi viaggi organizzati che partono dall'Italia. Ogni clinica penso che abbia un po' i suoi, e poi la cosa bella, però la cosa che io ho trovato abbastanza poetica è fare questo viaggio con tutte queste persone che hanno questi problemi e che vanno oltre confine per cercare di risparmiare qualcosa e sperando che il lavoro sia fatto bene. Quindi è un po' un viaggio della speranza, e ti trovi anche tu a fare quelle cose che molte volte sembra che lo siano gli altri, a essere fermato alla dogana e tutto quanto, così sapendo comunque in questa sorta di fragilità, no? Questa sorta di fragilità sia per i denti e anche per poi quello che andare a spendere per eventualmente sistemarli. Mi ha colpito molto essere coinvolto in questo viaggio abbastanza surreale, diciamo, volendo.